Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Crossover. Oggi parleremo di un altro grandissimo autore che di fatto ci accompagna da molto tempo e che è sempre presente nella letteratura, viene citato continuamente, ma non solo nella letteratura, viene citato anche nel cinema, nella poesia e nell'attualità, perché è una figura che ha una vasta gamma di argomenti e di riflessioni e di concetti da offrirci. Parliamo ovviamente di Pierpaolo Pasolini, che quest'anno di fatto ricorrono i 100 anni dalla nascita, ed è tornato con mia grande gioia e con mio grande piacere Dario Rivarussa. Eccolo qua. Tolgo il Ciao cappello, non ce Dario. l'avevo, ma La prossima volta lo portiamo, però, Dario. forse ce lo portiamo, è la pipa. Quindi oggi, come dicevo, quindi parleremo di Pierpaolo Pasolini e Dario ci accompagnerà in questa bella puntata e ci illustrerà la sua vita, ci racconterà aneddoti, curiosità e notizie sulla vita di questo straordinario poeta, scrittore, regista del Novecento. Ti accennavo l'altra volta, mi sono documentato molto molto bene su Pasolini, quindi ti farò domande molto specifiche. No, Prima non troppo di... cattive. No, 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 non troppo cattive, però un'anticchia, quindi così. E quindi parleremo quindi innanzitutto della vita di Pasolini e poi contestualizzeremo e introdurremo altre caratteristiche, altri aneddoti. E ovviamente affonderemo in altri argomenti pure che non siano necessariamente la letteratura. Prima di cominciare, volevo mostrarti, Dario, questo volume che mi sono procurato alla Cineteca di Bologna qualche settimana fa. E infatti ringrazio Silvia del Bookshop della Cineteca che mi ha consigliato questo volume, che è il catalogo di una mostra, se non erro, su Pasolini, che si è fatta quindi in questo luogo. Quindi poco tempo fa. Pasolini ovviamente è legato in qualche modo a Bologna, ma è legato anche ad altri territori dell'Italia. Pasolini è proprio un italiano perfetto. Si può dire che Pasolini è un italiano al 100%, visto e considerato dove è nato, dove è vissuto, dove ha lavorato. Beh, io, aspetta, volevo fare una premessa che questa puntata serve anche un po' da lancio per la rivista Riscontri, che è una nostra ospite anche fissa, Esatto, perché il numero che esattamente. uscirà, penso più o meno a breve, c'è appunto un articolo che ho scritto su Pasolini, anche se credo che poi questa intervista andrà su temi magari in parte abbastanza diversi. L'ho scritto con l'incoscienza di principiante, perché era all'inizio che cominciavo ad approfondirlo, diciamo già mesi fa che l'ho scritto. E quindi mi sono proprio buttato senza paracadute. Adesso nel frattempo ho letto e visto parecchio altro, però devo dire che a volte l'incoscienza aiuta, perché comunque mi sembra che sì, ho approfondito tante cose, ma non ho trovato cose che no, ho sbagliato tutto, era tutto diverso. No, evidentemente veniva dal cuore, quindi anche se per certi versi è una cosa un po' pirata, perché come ti permetti, però invece mi sembra che la chiave di lettura generale funzioni. Quindi ecco, diciamo Pasolini, territorialmente sì, perché appunto al di là dei luoghi in cui ha vissuto, che però arrivano fino a Roma, ma lui comunque conosceva anche la parte più a sud dell'Italia, ha fatto anche il giro di tutte le coste italiane, la lunga strada di Sappia, mi pare, si intitoli, era un reportage pagato, pensa all'epoca, pagavano un giornalista che si facesse tutto il giro d'Italia, cioè roba, proprio la fantascienza più spinta. E lui ha scritto, quindi raccontava l'Italia attraverso le coste, era l'epoca della trasformazione del boom economico, quindi ecco, l'Italia la conosceva diciamo dall'esterno e anche dentro nell'entroterra. Dall'altro punto di vista non è l'italiano al 100%, ma è l'italiano almeno 100%, nel senso che, come accennavamo già parlando di Leopardi la volta scorsa, è un corpo estraneo a Pasolini. Pasolini non è assimilabile, direi, alla cultura italiana, ma neanche di adesso, con tutto che è amatissimo, studiatissimo, qualcuno sta ancora antipatico, ma insomma, tendenzialmente amatissimo e studiatissimo, ma è un corpo estraneo, cioè, che alla fine ha fatto delle denunce che nessun altro ha avuto il coraggio di fare, e a cosa sono servite tendenzialmente, diciamo. Lui diciamo che da fino verso l'inizio degli anni 60
aveva ancora questa spinta. Lo si vede per esempio nella sua versione teatrale bellissima della trilogia dell'Orestea di Eschilo, che lui la chiama Orestiade, quindi l'Agamennone, l'Ecoefore e le Eumenidi, una traduzione che lui stesso dice fatta con i peggiori criteri possibili, ma esprimeva se stesso. E lì, ecco, qui siamo nel 61, ha ancora questa idea, insomma, questa è una tragedia greca che in realtà nell'ultima parte ha il lieto fine, una tragedia un po' strana perché c'è col lieto fine queste divinità oscure che diventano positive, addirittura promotrici del progresso, e per lui appunto era l'idea progressista della società. Qui però è, direi, l'ultimo colpo di coda, poi dal 63 fin 63-65, quel periodo, lui capisce di essere solo. Non solo perché ce l'ha tutti contro, dagli industriali, dai cattolici, ma ha contro anche i comunisti, ha contro anche gli intellettuali progressisti, che in teoria dovevano essere i suoi colleghi, scopre di essere da solo. E questo lo fotografa in un'opera particolarissima, che è la Divina Mimesis, che è un suo rifacimento della Divina Commedia, in realtà è frammentario, ci sono i primi due canti dell'Inferno e poi ci sono dei frammenti in cui si porta avanti, ma non è più strutturato in maniera organica, ed è proprio questo, cioè il Dante nella selva, da solo, e Pasolini, cioè lui stesso, il protagonista è Pasolini, che appunto lui sale questa, attraversa questa foresta, sale su questo colle e poi incontrerà Virgilio, ma è soprattutto l'espressione della sua solitudine. Lui gli dice, è proprio lì dove la sua identificazione con Dante è proprio questa grande solitudine di aver voluto dire, fare, e risvegliare, e cambiare, ma non, alla fine capisce che è da solo. E questo poi lo accompagnerà, direi, fino alla fine, una fine non lontanissima, sono una dozzina di anni. Se si vedono su YouTube, ci sono tantissime interviste a Pasolini, se si beccano le ultime, proprio dell'ultimo periodo, lo si vede proprio stanco. E anche chi lavorava con lui, io ho ascoltato su YouTube sempre interviste relative a lui, lo testimoniava, era proprio triste. Era una persona non solo solitaria, ma triste. C'è un'interessantissima intervista a Ennio Morricone, che anche se non si sa, ha curato per 6 film la colonna sonora di Pasolini. Lo descrive così: c'era una persona molto educata, anche riservata, ma triste, profondamente triste. Questo in qualche modo apre, ma questo lo dice Pasolini stesso, non è una nostra interpretazione, a, diciamo così, il profondo affetto che aveva per Ninetto Davoli, perché Ninetto era, ed è, perché basta vedere anche interviste recenti, il contrario, cioè proprio il borgataro spensierato, non stupido, però spensierato nel senso di, con questa visione solare, questa capacità di sorridere sempre, anche di fronte, anche Ninetto Davoli non è che abbia sempre avuto rose e fiori, però ecco, è il contrario. Quindi per Pasolini era il suo alter ego, era l'opposto, ne aveva come dire, costituzionalmente bisogno, perché per resistere, perché ripeto, negli ultimi 10 anni della sua vita è molto cupo, lo si vede anche fisicamente dai delineamenti, questo insomma è riportato veramente da tutti che ha lavorato con lui, così. Quindi ripeto, italiano sì, perché è andato ad approfondire l'Italia dove nessun altro voleva andare, però nello stesso tempo lui è proprio l'anti, non l'anti-italiano, perché lui si sentiva legato a certi valori della tradizione, solo che non ce l'ha più. Quindi per certi versi è l'opposto, è l'italiano controcorrente rispetto a tutti, non rispetto a tanti, rispetto a tutti. Sì, ecco, sì, sicuramente. Su questo sono pienamente d'accordo con te, perché lo faccio mio questo pensiero, perché sostanzialmente in Pasolini si vede, no? Tu dici giustamente, anche nell'aspetto fisico, si vede una persona che non aveva luce, non vedeva la luce, soprattutto negli ultimi 10 anni della sua vita, e questo ovviamente si riverbera anche nella sua produzione, non soltanto letteraria, ma anche cinematografica. E vorrei soffermarmi quindi su alcuni aspetti di Pasolini,
poeta e di Pasolini paroliere. Io ho scoperto da non tantissimo tempo che addirittura Pasolini ha scritto alcune canzoni, una tra tante, Il soldato di Napoleone, cantata da Sergio Endrigo, che se non erro è del 1962, dove in effetti si vede una conoscenza perfetta anche della storia. Questa è una cosa che mi ha molto stupito, perché in effetti non tutti gli scrittori magari si affacciano al mondo della storia, oppure magari preferiscono quindi fare scrivere una poesia, perché quella nasceva come una poesia e poi è diventata una canzone cantata dal grandissimo Sergio Endrigo. E lì si descrive proprio lo strazio di questo soldato che va a combattere in Russia. L'armata napoleonica, come noi sappiamo, perde contro i russi dopo lunghissimi mesi di sanguinose battaglie, guerriglie e spargimenti di sangue in entrambe le parti. E la cosa che mi ha colpito, e là si vede tutta la poetica pasoliniana che poi si riverbererà anche nella sua produzione cinematografica, questo soldato, per non morire di freddo, apre il ventre di un cavallo, ci toglie tutte le interiora e si ficca dentro. Si ficca dentro a questo cavallo. Nella canzone viene, ovviamente, la parte viene cantata da Sergio Endrigo, che ha quella voce particolare, melodiosa. Però è straziante, fa soffrire e sentire, cioè senti quasi sto cavallo che soffre, no? Che viene sventrato. E questa cosa incredibile, Dario, io poi l'ho ritrovata in un film di Inarritu, che apparentemente non c'entra nulla con Pasolini. Inarritu, nel film di DiCaprio che ha fatto alcuni anni fa, quel film che ha fatto vincere il premio Oscar a DiCaprio, c'è una scena in cui lui, per non morire di freddo, il suo cavallo che era morto, lo fa sventrare, lo sventra e si ficca dentro e dorme dentro al ventre di questo cavallo. Guarda, è una scena che mi ha straziato e mi ha fatto pensare. Mi sono venute in mente queste cose, queste parole di questa canzone di Pasolini, quindi che era stata scritta, pensa, 50 anni prima, forse pure di più. Quindi la Facendo una scena straordinaria. anche un po' alla Curzio Malaparte, per questi estremismi fisici tipici anche un po' suoi, insomma. Sì, diciamo che poi in effetti vedi il sangue, la morte, quindi sono molto presenti anche nel cinema pasoliniano. Infatti volevo chiederti, quindi passando dalla letteratura al cinema, no? Quali sono secondo te i film di Pasolini che più esprimono la sua poetica e più sono più, diciamo, quindi pregnanti, no? Da questo punto di vista, che ti danno proprio un'impronta, Dunque, un'immagine sua? tieni conto che io sono ancora in fase esplorativa di Pasolini, quindi lo sto aggredendo magari su un certo tema e poi vado avanti di lì, poi magari trovo un altro. Quindi anche cose, non sto andando in un ordine, come dire, logico. Quindi, per esempio, sulla cinematografia è molto ancora un po' a pezzi bocconi, però quello che io trovo straordinario, che proprio a me mi fa impazzire, è questo suo cortometraggio La Ricotta. Secondo me lì c'è il Pasolini, lì è genio puro, cioè, poi c'è anche questo amore dell'arte manierista, quindi 500-600, che condividiamo, insomma, utilizzato però in maniera assolutamente, probabilmente scandalosa, poi mischiato con la storia invece in bianco e nero del personaggio, del dei vari protagonisti, perché stanno girando un film diretto niente meno che da Orson Welles. Comunque, quello secondo me, quel breve film è straordinario, cioè da guardare. Fece ovviamente grosse polemiche, ma come dire, con Pasolini era normale, non era una novità del film, non è questa. E poi ci sono due cortometraggi che trovo anche sconosciutissimi, credo, ma bellissimi. Uno con Totò, Che cosa sono le nuvole? E poi Bello, c'è bello. quell'altro, no, tutte e due con Totò, Che cosa sono le nuvole e La terra vista dalla luna. Due cortometraggi erano inseriti dentro un film più lungo, di cui sono riuscito a dimenticarmi il titolo. Comunque, sono, beh, humor cattivo, però con una ricchezza di riferimenti, come sempre in Pasolini si stratifica. Culture di tipo diverso, riferimenti di tipo diverso. Io queste tre li trovo tre gioielli. Poi, vabbè, ho visto, che ne so, Io sono Matteo, Accattone, che è comunque un altro film interessantissimo. Ho visto solo parte di Uccellacci Uccellini, perché poi c'è un punto in cui non, la verità mi piaceva di meno. Quindi, però, ecco, la trilogia, ho visto qualcosa, quindi manca proprio, ci sono proprio dei
delle sacche di vuoto. Però queste tre cosine che ho citato, secondo me, sono tanto si trovano su YouTube, non è che devi andare chissà dove. Certo, certo. Sono veramente da vedere e meditare, perché lì c'è tutto, c'è lo humor, c'è la satira sociale, c'è la tragedia, in poche scene, però cosa, tu ti accorgi che dietro una situazione che è fatta da un altro regista potrebbe essere una cosa tragicomica, amara, ma un po' generica, lì invece diventa pesante, piena di cose, anche se tutto scorre molto velocemente. Io ripeto, quelle secondo me sono quelle a cui sono più affezionato, veramente. Sì, no, certo. Io, per esempio, sono affezionato molto al Decameron di Pasolini. Beh, sì, di Boccaccio, sì. Di Boccaccio, vabbè, certo. Perché in effetti riproduce fedelmente quelle 10 novelle che lui ha selezionato e i personaggi sono perfettamente integrati alla storia e recitano perfettamente. Quindi là si vede pure che Pasolini se li sceglieva bene gli attori, se li sceglieva bene. No, aveva un occhio per i volti che era impressionante, li sceglieva anche a casa. Perché, e sono dei volti che ti rimangono sì. Una volta che li hai visti non te li dimenticherai più. Sì, infatti tu hai detto prima Ninetto Davoli era perfetto per i ruoli che gli faceva fare, così come Franco Sì, però attenzione, non è che non erano i suoi ruoli, era lui. Cioè lui quando prendeva questi borgatari non gli chiedeva di fare l'attore, gli chiedeva di essere se stessi. Lui nel 75, in Lettere Interane, che è il suo, sono i suoi ultimi articoli, quindi quasi il suo testamento, dice: se io dovessi, questo è un film del 61, dovessi rigirarlo adesso, non potrei. Per quel tipo di borgatario, quel tipo di umanità, non c'è più, è stata spazzata via da quello che poi lui chiama il tecnofascismo. Adesso ci porterebbe lontano la sua analisi, che però è una roba fondamentale per capire la società contemporanea, non solo contemporanea a lui, ma ancora di più contemporanea a noi. Però lui dice, dovevano essere se stessi, quel se stessi oggi non esiste più. Quindi... questo l'ho ribadito anche di Netto Davoli in varie interviste, dovevamo essere noi stessi. Poi è vero che lui magari, però per esempio se di Netto Davoli doveva improvvisare una frase e voleva fare l'attore, la improvvisava così, dandosi un tono, Pasolini diceva no, ma tu non la diresti, cioè doveva essere se stesso. Questo quindi per lui era fondamentale. Ci sono anche degli aneddoti simpatici, per esempio nel Vangelo secondo Matteo ci sono i soldati, quelli che poi vanno a fare il massacro, la strage degli innocenti. E lui disse al suo, penso dire, insomma, al suo direttore di scena, insomma, quello che lo aiutava a mettere insieme le scene, vammi a prendere un gruppo con facce da fascistoidi. Hai capito cosa vuol dire? No, ma questo qui nell'intervista dice, e io andai alla locale sezione del Partito Comunista e li ho trovati lì. Cioè... non so se Pasolini lo sapesse, però... perché era il tipo popolare di un certo tipo, se ricordi che facce hanno quei soldati, comunque sì. Era lo stesso humus culturale che potevi votare a destra o a sinistra, ma era quell'humus culturale, sì. Però è divertente, sicuramente l'aneddoto ha un suo lato umoristico, perché gli aveva chiesto un po' il contrario, comunque va bene. Sì, no, certo, ma infatti sicuramente, quindi c'è proprio un'intelligenza, no, nel realizzare questi film, ma così come anche nei suoi libri, no? I suoi libri trasudano anche non solo tristezza, ma sangue, proprio lacrime, cioè, si vede che è uno che viveva quello che scriveva, no? Cioè, I ragazzi di vita, guarda, è un libro che non rileggerò, ma non perché non mi è piaciuto, ma perché ti fa soffrire, non so se a te ha dato la stessa sensazione. Non ho ancora letto, e forse un po' per il motivo che stai dicendo tu, così come un... perché forse non troverò mai il coraggio di vedere Salò o le 120 giornate Salò. Di Sodoma. Non troverò forse mai il coraggio di vederlo. Con tutto sì. Che per certi versi mi stimo, ma non ce la faccio, ammetto che non ce la faccio. Sì, no, Salò è pure io, ho difficoltà a vederlo, quindi ho visto quasi tutto di Pasolini. Credo che sia forse l'unico film che mi manca. In effetti... perché nella mia full immersion su Pasolini ho iniziato con Accattone, che è molto bello. Vabbè. Da vedere, molto godibile, Mamma Roma, bellissimo. Anche con una splendida Anna Magnani,
Tra l'altro voglio farti vedere delle immagini che ho preso da questo libro, sì, perché è pieno di figure interessanti, ci sono addirittura anche dei disegni di Pasolini. E... sì, perché lui da ragazzo, da giovane, disegnava e dipingeva, voleva quasi, sì, farne un mestiere, poi credo abbia smesso, però per esempio nelle edizioni delle Lettere Luterane, no, ho scritto, sto dicendo le... aspetta, scusa, no, sì, mi stavo con, ho pure il confronto, sì, le Lettere Luterane, sì, c'è nell'edizione, però non l'ultima uscita, ma quella che fu pubblicata dall'Unità parecchi anni fa, lì c'è un copertino, un disegno che è suo, lo scopri andando a leggere dentro, che magari non te lo aspetteresti, ma lui dipingeva anche, non so se si sono salvati questi quadri, questo veramente non lo so, però e anche lo diceva nelle sue lettere, io sto leggendo, sono arrivato verso il 46 a leggere le sue lettere, lui ci teneva, raccontava ai suoi amici quanti ne ha dipinti, cioè era contento quando riusciva a dipingere un po', chissà, è una cosa, beh, poi ha dipinto con la telecamera, perché comunque i suoi film hanno, le sue inquadrature hanno un che di un'artisticità, una potenza che in qualche modo è artistica, quindi in qualche modo ha cominciato a dipingere con la luce, perché la fotografia è dipingere con la luce, quindi non è che abbia abbandonato questa sua passione. Certo, no, ma infatti, no, è un genio poliedrico, quindi vedi, alla fine poesia, disegno, letteratura, cinema. Questa, ad esempio, è un'immagine che mi piace molto, vedi, questa è degli anni 40, Pasolini a Bologna, sta insieme all'amico Luciano Serra, quindi anni 40. Sì, uno a cui scriveva tantissimo, sì, un amico di Bologna, sì. E quindi si vede già ovviamente quindi, i tratti somatici tipici di Pasolini, nel senso quindi quello sguardo un, sì, po'... c'è uno stato profondo, un po' perso, sai, quindi proprio la mimica pasoliniana per eccellenza, diciamo così. Poi un Pasolini che credo che avesse intorno ai 18-20 anni, forse qualche anno in più. Sì, quando era a Bologna, sì, era il periodo universitario, oppure anche, adesso non so, poi si frequentavano anche dopo, ma comunque, sì. Poi c'è scritto, ecco qua. Aspetta, c'era scritto, c'era la didascalia, diceva... Sì, questa qua, cioè, con l'amico Luciano Serra a Bologna. Anni 40, beh, è un po' generico, ma diciamo penso verso la metà, seconda metà degli anni 40. Sì, anche per l'ora del 22 si è poi laureato subito dopo la guerra, con una tesi su Pascoli, altro autore che a me piace molto. Come no, Giovanni Pascoli. Un rapporto di amore e odio con Pascoli, però comunque lo conosceva, lo studiava e in fondo lo teneva presente. Eh sì, Giovanni Pasqua, tra l'altro, c'ha anche lui quindi, un suo momento buio, che poi, tra l'altro, iniziato con una tragedia familiare, Eh che sì. poi viene raccontata nella Cavallina Storna, no? Quindi famosissima poesia di Giovanni Pascoli, in cui parla dell'assassinio del padre e della sofferenza che poi aveva arrecato a sé, a lui e alla sua famiglia. E poi un'altra immagine molto bella è questa qua, a proposito di opere d'arte, questo credo che sia un quadro, sì, un olio su tela in cui viene ritratto Pasolini e Laura Betti, un'altra amica quindi e grande estimatrice di Pierpaolo Pasolini. È un'immagine molto bella questa qua, mi Sì, fa... cioè sembra quasi un murales, sembra. infatti inizialmente pensavo che fosse un murale. Sì. In effetti rende molto bene l'immagine quindi di Pasolini, quindi aveva fascino Pasolini perché comunque era già lo sguardo, vedi, cioè, si vede una mente pensante, una mente sofferente, quindi da lì poi da questo suo quindi pensare, peregrinare, perché poi era uno che viaggiava tantissimo Pasolini. Poi tra l'altro lui è innamorato di Roma, ha dedicato a Roma alcune immagini dei suoi film molto belle, quindi le borgate romane descritte alla perfezione, così come anche dedicato quindi al suo Friuli tante poesie molto belle, tra l'altro anche in dialetto friulano, se non erro, ci sono delle poesie sue, quindi in dialetto friulano. E questo, per esempio, è un Sì, no, disegno. lui all'inizio, proprio l'inizio della sua carriera di poeta è proprio il lavoro sul Friulano, esisteva comunque un centro, qui siamo ancora gli ultimi anni del fascismo, qui siamo metà degli anni 40, un po' prima, poi continua anche dopo. Tra l'altro
faceva fatica a far recensire le sue poesie in friulano perché il regime comunque voleva che almeno a livello ufficiale ci fosse un'uniformità linguistica, e quindi la cultura in dialetto era considerata secondaria, anche se poi piacevano, aveva parecchi intellettuali a cui piacevano, però era difficile farle passare a livello di organi di comunicazione. E poi, come dice lui stesso, lui comunque cercava di usare il friulano per esprimere comunque cose dinamiche, moderne. Certo, poi lui stesso si rendeva conto che la gran parte della poesia friulana, come gran parte di quella dialettale, alla fine certo è fatta di luoghi comuni, sentimentali. Comunque già su quello cominciava a essere in controtendenza, già perfino sul friulano, per cui ha proprio cominciato, era proprio suo, di non riuscire a integrarsi, anche se amava enormemente appunto questa cultura, questa lingua, ed era in contatto con le varie associazioni che studiavano, pubblicavano su lui stesso, quelle ne aveva create, insomma. Però, ripeto, già allora comunque era fuori serie, perché comunque le cose che scriveva lui non erano quelle che scrivevano normalmente i poeti friulani. Eh sì, questa qua è un'altra immagine che mi piace molto, che è presa dal set di Medea, 1969. Medea non l'ho visto, ho visto la... No, che dico che non l'ho visto? Certo che l'ho vista la Medea. No, non l'ho visto, che è quella con la... Cosa lo sto dicendo? È quello con la Callas, un altro con film. Con la Callas, sì. Sì, infatti interessantissimo, se non di cui ho trovato, ecco, tu hai mostrato all'inizio quella chicca che hai trovato tu su questa appunto officina Pasolini. Io ho trovato un altro, un libro che è uscito abbastanza di recente dalla Scuola Sperimentale di Cinema di Roma, dove invece hanno raccolto, è stato un lavoro lungo e anche in parte aiutato dal caso, perché sono cose che sono venute fuori magari anche senza cercarle, tutta la lavorazione del film. Quindi c'erano le interviste ai cameraman, al direttore della fotografia, quello che i giornali pubblicavano durante la lavorazione, perché siccome c'era la Callas, naturalmente la cosa faceva molta scena anche sui rotocalchi e tutto quanto. Beh, e quindi sì, questo direi. Libro, che ci sono i costumi, chi ha realizzato i costumi, quindi non era la sceneggiatura di Pasolini, era tutto quello che girava intorno, ed è interessantissimo anche capire come fu costruito. Ed è una cosa molto particolare, perché lui voleva veramente lanciare la Callas come attrice, che ormai la sua carriera di cantante, anche perché il soprano non può andare avanti all'infinito a fare il soprano, e ebbe giudizi contrastanti. La mia idea è che, ecco, è un altro film che piace, stranissimo, anche lì secondo me viola tutte le regole di cinematografia, ma Pasolini giustamente non può, insomma. Il risultato fu che secondo me quel film è perfetto per la Callas, ma appunto perché è perfetto per la Callas, l'unico altro film che la Callas avrebbe potuto fare era di nuovo la Medea, fatta nello stesso modo, perché era proprio costruito su di lei. E infatti poi dopo questo film comunque lei non ebbe la carriera cinematografica, nonostante il nome, nonostante il film con Pasolini, cioè, cose grosse, ma appunto perché quel film era talmente suo che cos'altro avrebbe potuto fare? Cioè, ognuno avrebbe solo sempre pensato alla Medea, quindi Sì, è stata sostanzialmente. la sua trionfo e rovina nello stesso momento. Sì, Un po' diciamo, è diventata come vittima del suo personaggio, diciamo così. Sentivo male il cantante che dice: a me mi ha rovinato Furia il cavallo del Wesley. Perché lui, qualunque cosa che facesse, lui era quello di... Lui ha passato la vita maledetto da questa canzone. In qualche modo la Callas gli è successa la stessa cosa con la Medea, cioè sembra strano, ma... Sì, no, sostanzialmente sì, sono d'accordo su questo. È stata un po' vittima del suo personaggio, è diventata vittima del suo personaggio, quindi di Il fatto... personaggio però gliel'ha costruito Pasolini apposta, e l'ha costruito bene, solo che in questo modo non ha immaginato che poteva bloccarla in quel ruolo lì. Beh, certo, assolutamente. Tra l'altro, tornando Sono delle invece... poesie molto interessanti di Pasolini sulla Callas. Nella parte finale di Trasumanar e Organizzar, che è la sua ultima raccolta poetica, lì ce ne sono
parecchie, in cui a volte la Callas si capisce che lei a volte è dato per sottinteso, ma tutta una sezione di quella raccolta in realtà ricostruisce in parte il suo complesso rapporto con la Callas stessa, che poi si innamorò di lui, voleva sposarlo, non era al corrente al 100% delle sue scelte sessuali, oppure le sapeva ma cercava in qualche modo di, tra virgolette, redimerlo. Ma fu una cosa sofferta, perché lui comunque voleva molto bene alla Callas, insomma. E ci sono queste poesie in cui però racconta anche proprio le sofferenze, la difficile vita di Maria Callas, che comunque, al di là del fatto che trionfava sulle scene, ma la sua biografia è una biografia molto sofferta. Quindi sono poesie bellissime, penso veramente belle, dove si vede veramente comunque non solo la capacità poetica, ma anche la capacità di entrare dentro la persona, di esprimere tutto quello che poteva avere dentro. Senz'altro, sì, no? Quello sicuramente. E quindi diciamo che sostanzialmente vedi come Pasolini alla fine crea, quindi tendenza, crea chiaramente comunicazione, inventa ruoli, crea personaggi, quindi e sostanzialmente poi entra nel quotidiano, perché poi sono da vedere, no? C'è una produzione enorme, quindi di articoli pure, sia di Pasolini che su Pasolini, è uno dei più citati, tra l'altro Harold Bloom lo inserisce tra i pochi italiani che lo inserisce nel suo canone occidentale, quindi tra i tanti autori che ci sono c'è anche Pierpaolo Pasolini. E ovviamente, come dicevi tu giustamente, è una figura che veramente fa riflettere, crea tendenza anche a livello politico. Prima parlavamo quindi del fatto che lui ha scritto anche diverse cose, quindi negli scritti corsari se ne parla spesso della politica, quindi osserva l'Italia di quel momento storico particolare. Ovviamente parliamo dell'Italia che esce dalla guerra, stremata, distrutta, e poi l'Italia lavoratrice degli anni 50 e 60, e poi l'Italia degli anni di piombo, perché lui di fatto muore nel 1975, quindi di fatto cavalca un po' il Novecento, sostanzialmente. E sulla morte di Pasolini ci sono tutta una serie di teorie. Io non sono mai riuscito a capire quale di quelle potrebbe essere quella che si avvicina di più alla verità, perché lui muore in circostanze, diciamo, viene ucciso, però muore in circostanze misteriose, perché l'omicidio suo è strano. Tu che idea ti sei fatto, Dario? Sì, ho proprio anche qui ho percorso YouTube, ci sono anche qui ricostruzioni, intere trasmissioni con esperti o con addirittura gli avvocati della famiglia dell'epoca. La mia tesi è che comunque lui dava fastidio ai poteri forti e l'ha fatto fuori, quindi pensare che fosse una lite fra omosessuali fa ridere i polli. Tant'è vero che in primo grado questo Pino Pelosi, questo ragazzo con cui che lui raccattò, diciamo, in Piazza Repubblica e poi finirono Ostia, in primo grado sì, fu condannato per omicidio, nel senso che lui stesso si autodenunciò, ma nella sentenza era scritto per concorso di omicidio, nel senso che non si dava non era neanche pensabile che lui da solo potesse essere fatto quel massacro, tanto più che poi fu trovato con i vestiti puliti praticamente. Questo da un avvocato, immediatamente, prima ancora che uscissero le motivazioni della sentenza, immediatamente ci fu tutta una pressione per arrivare in secondo grado, che fu condannato Pelosi da solo, come unico esecutore di quell'omicidio. E lui praticamente, dunque, poi morto nel 2017, nel 2015 ha ritrattato tutto, era uscito nel frattempo di carcere, ha ritrattato tutto e ha dato un'altra versione, diciamo interessante, ma anche qui gli esperti, gli appassionati della vicenda Pasolini dicono che comunque è un po' da prendere con le molle, nel senso che sto Pelosi non è un tipo molto affidabile quando parla. Però se non altro avrebbe dovuto riaprire il caso, tant'è che alcune analisi scientifiche fatte con i metodi moderni avevano fornito materiale per riaprire il caso, ma non si è riaperto, cioè alla fine di nuovo insabbiato come allora. Quindi la mia idea tendenzialmente è con un omicidio politico. E qui devo dire che ho provato una delusione a dir poco assoluta nei confronti di Enzo Biagi,
perché in una trasmissione di poco tempo dopo l'omicidio disse delle cose che trovo veramente tristissime, cioè che Pasolini, vabbè, frequentava quel mondo lì, poi comunque questi tipi di omicidi, come dire, politici, appartengono a un'altra fase, a un'altra Italia, ma come un'altra fase, siamo negli anni 70, anche lui, per non parlare di Andreotti, che praticamente disse se l'è andata a cercare, ecco, avevano fretta di farlo fuori, questa è la, per tante questioni, vabbè, c'è il famoso romanzo Petrolio, c'è quelle sue dichiarazioni, io so che ha tutte le malefatte dell'Italia degli anni 70, anche se disse io non ho le prove, cioè lui l'aveva ricostruita mentalmente tutta la storia, però non è che poteva andare a dimostrare le singole cose. Può darsi che neanche questi motivi bastino, cioè, ma nel senso che comunque, ripeto, lui è un corpo estraneo, comunque non solo per le sue dichiarazioni politiche, ma direi la sua stessa persona e il suo stesso stile di vita era una spina nel fianco di un certo tipo di cultura, quella che lui chiamava clerico fascista, che a un certo punto decidono di farlo fuori. Cioè, comunque non era compatibile, diciamo così. Era un corpo estraneo, quindi hanno attivato degli anticorpi. Poi sui singoli motivi per cui si può discutere, però per me è indubitabile che quello è un assassino, non una lite tra un ragazzino omosessuale e lui, quindi fa veramente fa ridere questa interpretazione. È evidente che c'è qualcos'altro sotto, però visto che stiamo ancora aspettando un po' di tutto da ultime cose, non so quando scopriremo anche questa. C'è una pagina nelle Lettere Luterane che ti fa venire il magone, perché lui scrive: ma perché la giustizia non si muove? Perché non ci fanno sapere cosa è successo a Brescia, a Milano, tutti gli attentati terroristi, Bologna? E ti viene la stretta al cuore, perché tu sai che il prossimo nome è lui, quindi Brescia, Milano, Bologna, e Pasolini, cioè è diventato lui stesso uno degli omicidi che fotografano un'Italia estremamente sporca e che ancora adesso tutto sommato non abbiamo capito bene cosa succede, sono passati un bel po', no? Quindi la mia tesi comunque è quella, tendenza, non so chiarire i dettagli, però la percezione è questa, dovevano farlo fuori, volevano farlo fuori. No, certo, vabbè, ognuno ovviamente può pensare, perché poi in effetti siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché poi è un mistero d'Italia, così come ci sono tanti altri misteri, quindi appartiene alla categoria dei misteri d'Italia, quella di Pasolini. Ovviamente prima di concludere mi piacerebbe leggere qualche verso di una canzone che abbiamo poco fa menzionato, tratta da un film di Pasolini, tra l'altro uno degli ultimi film di Totò, in cui Totò partecipa, quindi a questo film di Pierpaolo Pasolini del 1967, e la prima parte di questa canzone dice quanto segue: che io possa essere dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo così. E mi piacerebbe quindi salutare chi ci ascolta e chi ci vede con queste parole di Pasolini. E voglio ringraziare, dare un abbraccio virtuale a Dario, che è sempre un piacere che mi viene a trovare. Anche a voi, ecco, intanto un augurio di buon anno, ormai è cominciato da un po', ma insomma, lo diamo per buon auguri di buon anno a tutti quanti, anno pasoliniano appunto, perché quest'anno anno pasoliniano, è certo, particolare. Infatti, come anticipava Dario, quindi ci sarà un suo contributo su Pasolini, un articolo, quindi che uscirà poi prossimamente, vero Dario? Sì, il titolo adesso a memoria non lo ricordo, ma praticamente Pasolini tra Dante, Leopardi e la Bibbia e poi nello specifico San Paolo, sono temi, tre autori e temi che mi interessavano particolarmente, per questo avevo cominciato la mia esplorazione di Pasolini un po' su questi temi, e adesso naturalmente si sono arricchiti con ulteriori letture, però lì già si fotografano alcuni momenti molto particolari, appunto, di come Dante, Leopardi, San Paolo, quindi personaggi comunque abbastanza anche diversi fra loro, confluiscono nell'opera di Pasolini, e lui come li utilizza, li cita, li distorce, li reinterpreta, naturalmente già lì è una meraviglia.
Eh sì, no, infatti aspetteremo, quindi io lo leggerò sicuramente, ci sarà modo di parlarne ampiamente. L'articolo uscirà per la rivista Riscontri, di cui abbiamo parlato ampiamente anche in altre puntate, del mio canale. Invito a recuperare, per chi non l'avesse fatto, quindi i video che ho fatto con Dario, in cui parliamo di Dante Alighieri, di Giacomo Leopardi, di Lovecraft, e per chi non l'avesse fatto, io li linkerò di nuovo, quindi nella descrizione di questo video, insieme alla rivista Riscontri, che vi consiglio di recuperare, quindi per chi fosse interessato ad approfondire questi argomenti, e per chi invece è appassionato di Pasolini, vi invito a seguire questa rivista, perché prossimamente uscirà questo articolo firmato da Dario, che è veramente un articolo molto interessante, perché Dario è bravo anche a creare intrecci tra le varie discipline, è bravo a creare collegamenti tra i vari autori. Infatti, questo articolo si parlerà anche di Dante, che tra l'altro è una grande passione di Dario. Infatti, ne abbiamo parlato ampiamente in una puntata precedente di Dante Alighieri, del De Monarchia. Quindi c'è tanto da dire e tanto da fare. Quindi l'idea è quella di armarci, armiamoci e partiamo, perché c'è molto da fare. Si può fare e si deve fare. Giusto, Dario? Senz'altro, benissimo. Ok, allora vi do appuntamento alla prossima puntata e quindi un abbraccio forte a tutti voi e buon anno cominciato, quindi. Allora, ce ne sono ancora tanti di mesi. Ciao, Dario. Carissimi saluti.